Bellissimo, interagisci, ma si può interagire col cane, aspetta. No! Si muove! Fanno anche la pipì? Benissimo ragazzi, questa è la mia casettina azzurra e viola, perché nonostante io dica Sara che il rosa è il mio colore preferito, in realtà è l'azzurro il mio colore preferito assieme al viola. Quindi l'ho fatta così, vedrete ancora le decorazioni di Halloween, rosa per forza, le orecchie rosa per forza. E ci sono ancora le decorazioni di Halloween perché mi piacciono un sacco, quindi ci saranno decorazioni di due tipi. Coco, anch'io ho ancora Halloween. Sì, a me piace un sacco Halloween. Allora, dicevo, questa è la mia casetta. Vi faccio vedere prima l'isoletta. Allora, per prima cosa vi faccio vedere la mia libreria, che c'è già da un po', quindi alcuni di voi l'avranno già vista o in un mio video o quando sono venuti a trovarmi. Questa libreria inizialmente era horror. Poi ho deciso che invece mi piaceva di più bianca e quindi l'ho tutta modificata, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato a raccogliere 300 milioni di libri per farla, e ho ancora un sacco di librerie, quindi se qualcuno dovesse aver bisogno di una libreria me lo dica, che ce le ho già fatte, mi occupano anche lo sgabuzzino con l'arpa. Oh, voi state raccogliendo le foglie di acero? Ieri credo che sia uscito un video su tutto il set acero, quindi se ve lo siete perso andatelo a vedere. Io cercherò di fare tutti gli oggetti del set acero. Qui c'è il mio mini parco giochi con la sabbia, così i bambini quando giocano sullo scivolo non si sbucciano le ginocchia cadendo sull'asfalto. Da questa parte c'è l'area negozi con i due negozietti, con i fiorellini, i funghetti, le lampade fungo, mi piacciono un sacco. Pampu, io, dove lo trovi il pavimento così? Nim, mandamene. Pampu, hai bisogno delle librerie? Te le mando. Poi, dove trovi il pavimento così? Allora, questo pavimento sono tutti quelli del gioco, già all'interno del gioco. Invece questi bordini qui sono un pattern che io ho trovato, creato da un altro giocatore, me ne sono impossessata. Sono bellissimi. Da questa parte anche questo c'era già da un po' di tempo ed è l'area ristoro, però la volevo dare un po' una risistemata, quindi se avete qualche suggerimento ditemelo, anche perché è molto grande, quindi volevo farci qualche cosa di diverso. Mi mandi il codice di chi l'ha creato, lo cerco e te lo do volentieri. È questo qua, devo andare a cercarle, come si chiama, sono questi quattro qui. In realtà ci sono anche i bordi laterali, però erano troppi pattern. Poi qui c'è l'area residenziale, vi faccio vedere prima da qua. Le ho spostate dopo che ho visto come le ha messe Mingus sulla sua isola. Le ho spostate anche io, tutte vicine, tutte messe vicine, così che mi piacciono un sacco. E anche qui c'è ancora Halloween in corso. Solo due case mi sono rimaste fuori dal giro, adesso ve le faccio vedere. Palloncino, anche a voi capita che nei palloncini trovate solo ricette del cavolo? Sto trovando pochissime ricette utili. Vediamo cosa c'è. Ecco, felpa danza, grazie. Qui c'è l'altra casa, questa invece è nuova. Ho fatto una piccola area davanti al municipio con questa area qua piccolina, con l'acqua cetriolata, l'acqua fruttata e la torta di compleanno, e la zona con le panchine. Te l'avevi vista, Mingus, tutta sta zona nuova? Sì. L'avevi vista di nascosto? L'ho vista mentre facevo. E quindi ho fatto questa zona qui. Il problema è che mettendo la panchina di schiena, tipo ieri mi volevo fare le foto con Toppetta, ma lui si è seduto dalla parte opposta e quindi non potevo fargli le foto. Proseguendo di qua invece, quest'area è tutta nuova, quest'area qua. Ho fatto la sala d'attesa, qui prima c'era un ponte che l'ho tolto. A me piace fare le piazzette, sì, sono belle le piazzette. Dicevo, questa zona è nuova, ho tolto il ponte, ho messo questi pratici saltini, giusto per semplificarci la vita, e qua sopra ho distrutto l'area delle sfilate e ho creato questo piccolo lounge bar.
Mi piace l'acqua cetriolata, avete visto, la metto sempre dappertutto. Con queste poltroncine verdi, molto molto a tema autunnale, e le lampade funghettino che mi piacciono un sacco, coi divanetti. Questo è uno spoiler di Natale in realtà, che qualcuno mi ha regalato. E il cartello, così qualcuno si può ordinare quello che vuole. Allora, sì, Mingus sta dietro le quinte, sta qua sul divano e si sta mangiando i tramezzini che gli ho preparato. Sul lato, qua inizialmente avevo messo tutti i fiori, 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 fiori. Poi ho pensato di intervallare con queste, ho trovato la ricetta di queste panchine che non l'avevo ancora trovata e ce le ho sparate qua di lato. Cosa ne dite? Bellissimo il libro perso dagli... Ah sì, questo l'ho visto, questa cosa qua l'ho vista nel video che ho fatto sull'isola stregata che sono andata a vedere, lo trovate sul canale, è un'isola veramente bellissima, però se siete sensibili al quando vedo le isole degli altri mi viene il magone e butto via la mia Switch, non guardatela perché è una roba assurda, è per colpa di quell'isola che io ho ribaltato tutto. E queste sono le ultime due case che rimangono, le ho messe laterali e lì c'era questa persona, non so se ragazzo o ragazzo, che ha fatto quest'isola, che aveva usato gli oggetti smarriti, quindi aveva lasciato gli oggetti in giro, i libri, le pochette. Allora ho detto no, lo devo fare anche io, solo che dovete aspettare un giorno, lo trovate, non glielo date durante il giorno dopo lo potete lasciare in giro, se no non ve lo fa fare. Quest'area invece, anche questa c'era già, è una specie di mercatino di vestiti, oggettini vari. Spoiler, stacca stacca, cos'è che ho fatto? Non lo so cosa ho spoilerato. E poi di qua vediamo da questa parte, ecco anche di qui ho messo le panchine coi fiori. Qua è un'altra zona autunnale, questa è stata la prima zona autunnale. Io me ne sono dimenticato uno e non gliel'ho consegnato, ora la uso in casa come arredamento. Eh sì, infatti, io andavo sempre con l'ansia di dover restituire tutto, poi alla fine chi se ne frega, me lo tengo. Cavoli suoi, cavoli suoi. Anche qui ce n'è uno, vedi, qua c'è un'agenda. Là c'era un libro, qua c'è un diario che gliel'ho fregato, bello azzurro. E questa è stata la prima area a tema autunnale che ho creato. Grazie ad Ivy che mi ha regalato in anticipo i funghetti, gli sgabellini funghetto, le prime lampade. Ho creato quest'area molto carina col tronchetto della felicità, che al Mingus non piace questo dolce, a me piace un sacco, secondo me è veramente veramente carino. Ciao Little Ale, ciao Coccodrillo Ban, cosa ha fatto Cocco? No, ma come Cocco? No, non si dicono ste cose. Grazie, Little Ale ci stai ostando, grazie tesoro. Poi continuiamo il nostro giro. Qui c'è un ristorante che anche questo è un po' datato, è un po' vecchiotto, anche questo lo vorrei rifare, quindi se avete delle idee da suggerirmi mandatele su Discord, dove che c'è la chat apposita delle idee di Animal Crossing. Mandate qualche foto, qualche cosa, questa la volevo risistemare, anche perché c'è tutto questo spazio che è un po' sprecato. Questa è la casa della mia gemella cattiva, del mio secondo personaggio, che tra l'altro ho creato con l'account di Ale, quindi non posso mai giocare perché sennò non può giocare lui, ed è uguale a me ma coi capelli neri. Su questa ci ho fatto un video lunghissimo su come si crea il secondo personaggio, e a lei gli ho fatto una bella lounge un po' in stile giapponese, un po' rosa. Questa secondo me piace a Sara, con tutte queste tazzine rosa, il set da disegno e l'orsacchiotto gigantesco che è difficilissimo piazzare. Te le spezzo quelle mani. Ma perché? Cavolo, mi ci vorrebbe l'anima che mi arreda. Ma no Cocco, hai un'isola bellissima, cosa dici? Ho fatto anche un video sulla tua isola, è bellissima. Qui c'è l'area di Felice. C'è l'area di Felice, gli ho fatto il cimitero a Lucky. Chissà perché l'hanno tradotto Felice invece di Fortunato. Questa invece è nuovissima, uno spoiler perché l'ho fotografata e la metterò su Instagram, nel mio nuovissimo profilo di Instagram.
ed è un'area con il pozzo dei desideri. Carbonara rari. Ma lo smetti di disturbare, Mingus. Con anche il la monetina da buttare nel pozzo. E qui penso che adesso gli ho messo i cespugli che sono in questo momento attivi e fioriti, ma penso che nell'arco del tempo, se non mi rompo le scatole e spacco quest'area dopo Natale, gli metterò dei cespugli sempre in fiore. Qui ci voglio mettere qualcosa, devo ancora decidere cosa. Ok, quindi questo lato l'abbiamo fatto. Sì, dopo vi faccio vedere tutta la spiaggia. Andiamo in su. E qui c'è Laurea Lounge Bar di Raymond, che l'ho creata apposta per lui. Gli avevo anche messo la musica che gli piaceva, la sua musica preferita. Ciao Lollo! Ma non è mai venuto. Ma d'altra parte, lo si sa, Ivy lo sa bene, che Raymond è un ingrato. Ingrato maledetto. Qui c'è la zona delle pietre, che qua ci ho fatto un video su come mettere le pietre così, anche se mi sono un po' pentita di averle messe così, quasi quasi, visto che di materiali non ho granché bisogno, perché ormai ho craftato tutto quello che volevo craftare. Hello guys, how are you? Basta Mingus! Penso che le metterò in un altro modo. Allora, di qui c'è un'altra zona che ho fatto, con un'altra zona relax. Come vedete, la mia isola è piena di abitanti pigri. A proposito, gli abitanti, non vi ho fatto vedere i miei abitanti. Abbiamo Raymond, abbiamo June, che è venuta qualche tempo fa nella mia area campeggio. Te le spezzo con le mani. E la trovo carinissima. Dai, votate. Cos'è? Ce l'hai dato a testa. No, cos'è? Leggi cos'è. Nimro è scritto grande. Chi è la streamer più bella di Twitch? Grazie tesoro, grazie. Che mi fate arrossire. È finito, ecco, bravo. Allora, June, dicevo, è stata inaspettata, non l'ho cercata ed è arrivata. Scott invece è stato un regalo. Grazie Ivy di avermi regalato Scott. Questo schifo è arrivato la settimana scorsa non invitato, perché ho fatto casino col time travel e me lo sono ritrovata, quindi attenzione, qua ci sta un altro dorime. Attenzione ragazzi, il time travel è pericoloso, fatelo soltanto seguendo le istruzioni del medico. Fino al momento triste c'è Poncho, che non so se piace a qualcuno, ma a me piace tantissimo, lo adoro tanto. Questi occhioni giganteschi. Toppetta, che anche se è un maschio io continuo a dargli della femmina. Misuzu, che il Mingus odia ma io l'amo tantissimo, e lei veramente l'ho trovata con una botta di chiappettine su un'isola mentre ero... Ti odio! Ecco, grazie. Infatti mi hanno odiato tutti, tipo alla quinta isola l'ho trovata. Kabuki, che l'ho preso solo per l'emozione, perché mi mancava l'emozione dell'abitante bisbetico e quindi me lo sono presa, ma mi ha dato l'emozione e non vedo l'ora che si levi dalle scatole. Felice l'ho trovato la prima volta in un'isola, l'ho snobbato, me ne sono andata, poi è tornato perché lui voleva assolutamente giocare con me, è tornato in area campeggio e allora a quel punto ho detto dai vabbè se insisti ti prendo. Granella è la mia abitante preferita, non la lascerò mai e poi mai andare, ha una casa bellissima tutta autunnale. Lui è il mio terzo abitante, visto che il mio secondo abitante non lo posso usare perché è con l'account del Mingus, ho creato lui per fare le sfilate coi vestiti. Bene, quindi questi erano i miei abitantini. Scendi. E, questa è l'area campeggio dove arrivano i mostri. Qui c'è un piccolo residuo dell'estate che non ho intenzione di togliere, con il panorama sull'acqua, che non riesco a sedermi. Ecco, la faccio un po' riposare. Allora, bene, cosa manca? Vediamo tutta la spiaggia. La spiaggia in realtà, a parte qualche area un po' più particolare, non l'ho molto arredato, ho intenzione di metterci altre cose, tipo qua ci ho messo un salsicciotto e una sedia e basta. Ma ho fatto l'angolino belvedere con il telescopio per vedere le stelle e l'area picnic. C'è anche la console da DJ, ma le feste sono proibite in spiaggia e quindi non si potranno fare. Poi qua è tutto libero fino ad arrivare al box doccia qua, a
al camerino di prova dove ci si fanno i tuffi, dove si fanno i tuffi. Anche questo è un piccolo spoiler dell'estate ormai passata. Qui c'è la casa del mio secondo abitante, terzo abitante, che faccio invidia al Mingus che non ne può avere neanche un secondo. E questa invece è una bella zona tranquilla dove godersi il mare. Io bannerei il Mingus, quasi sì. Non so se si può bannare il proprietario del canale, ci possiamo provare. Potrebbe provare Sara a bannarlo tipo per 60 secondi, vediamo che cosa succede. Andiamo di qui, perché manca molto poco al mio giro dell'isola, alla fine del mio giro dell'isola. Lì c'erano gli due abitanti. Ah, qua c'è il lungo fiume, ho creato un fiume piccolissimo e ci ho fatto questa carrellata di ciliegie tutte rosse con le panchine e ho messo tutti i pattern per terra per evitare che mi spuntino fossili, erbacce o robe a caso, perché sulla mia isola, come a Jurassic Park, niente cresce se non ha il mio permesso, fino a che non arriveranno i T-Rex. Allora, da questa parte... Ah, c'è la parte sopra! Allora, intanto qui c'è la mia zona relax, anche qui. Ecco, stavo dicendo gli abitanti. Nella mia isola ci sono un mucchio di... Fatemi moderatrice solo per bannare Mingus. Ci sono un mucchio di abitanti piri. Ti odio! Grazie. No, non è vero. A chi? A Ile, non a me. Ci sono un mucchio di abitanti pigri, compresa me, e quindi ho fatto tutte le aree rilassanti. Palloncino, palloncino, palloncino. Pregate che sia una ricetta autunnale. Dai, 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 che cos'è, che cos'è, che cos'è? E invece no, soldi. Vile denaro. Allora, da questa parte ho fatto tutti i fiori possibili e immaginabili in gruppi da tre divisi per colore, e qua si vede un po', diciamo, quella che il Mingus dice che è un po' una malattia, ma a me piace un sacco. Così se mi capitano delle ricette per cui servono dei fiori, sono tutti qua belli tutelati dietro le siepi. Mi manca solo, per finire la composizione, una rosa d'oro, che vedete lì che manca, e un buco vuoto che non lo so, che magari un altro fiore rosa ci metto, e poi ho finito la composizione. Questa zona era bellissima in estate, tutta bella verde. In autunno non mi sta piacendo tanto. A Beautiful Mind, ma no, ma non si dicono ste cose. Nim, ti siederai durante questa stream? Certo, giusto, scusa, perché Nim si siede dappertutto e adesso io mi siedo qua. Sono in protesta per il muto e quindi mi siedo dappertutto, soprattutto davanti alle case degli abitanti, che di solito si siedono in mezzo alla strada quando io sto passando e non si levano più. Quindi anche questa zona probabilmente diventerà qualche cosa di diverso. Questa è l'area pesca, pesci d'altura, e di là si va in spiaggia. Soprattutto lo yoga da seduta. Sì, scusate, vi devo far vedere lo yoga da seduta. Tu ti siedi, poi fai lo yoga e il tuo personaggio si torcerà tutto da seduto. Cioè, è troppo stupida sta cosa. Questa non la sapevo, figata. Cioè, adesso, guarda come. Adesso voglio vedere se lo fa anche in avanti. Adesso ho fatto il lato, vediamo se lo fa. No, basta, finito. Finito lo yoga. La parte a sinistra. Sembra a me appena mi sveglio mentre mi stiracchio sul letto, è vero! Però sulla panchina è un po' scomoda. Qui c'è la mia spiaggetta. Hello guys, privata. Allora, farò anche io così con te, Mingus, farò anche io così con te. Elemento di disturbo. Qui c'è la mia zona area con gli alberi delle stelline, anche questi tutelati dalle siepi. Il ristorante anni 50, questa idea del ristorante rosa l'ho fregata dall'isola di Sara, isola che vi mostrerò in un video apposito prossimamente, non appena avrò finito di editare i 10 milioni di video, compresi quelli delle sfilate e quelli delle live, perché Mingus TV, Mingus, ha aperto anche un canale YouTube dove metteremo le live più belle, vero Mingus? Io farò delle bellissime grafiche, delle bellissime copertine, il primo video è già online, andate a cercarlo, punto esclamativo social,
e oh, sto imparando però, hai visto? E andate a, a seguirlo, perché lì troverete le live più belle, anche in parte tagliate, per potervi andare a rivedere le serate più, più interessanti, quindi le sfilate, le serate in cui parliamo di felicità e poi cosa c'è dentro, e le serie dei giochi, perché ragazzi, tipo ieri sera abbiamo finito la serie di Blair Witch, per fortuna, e adesso inizieremo la serie di Alien Isolation, e tutta la serie la metteremo sul canale, ma soprattutto le mie grafiche bellissime. Qui c'è un'altra zona, intanto nel, mio, nel video che uscirà sul mio canale ti sto facendo un sacco di pubblicità, troppa. Qui c'è un'altra zona con questo, questi fiori che me li ha regalati Cocco, grazie, sono bellissimi. E anche qui è una zona dove in teoria si potrebbe venire a ballare, ma i miei abitanti la ignorano, maledetti, la ignorano e stanno sempre attorno al municipio. Qui c'è l'area zucche, anche qui si vede a Beautiful Mind, nel senso che le ho fatte a righe, tutte colorate. Questa parte la toglierò, ma dopo che mi sarò cucinata la roba del ringraziamento il 26 di novembre. E qui c'è un'altra zona relax con i cuscini dove ci si può sedere e fare yoga da seduti per terra. Tiè. Oh. Che stupida che è. Va bene. Allora, qui c'è la zona funghetti e alberi. Questa è la zona museo. Se mi date qualche suggerimento su cosa mettere su questa bancarella, l'ho messa, ma non so cosa metterci. Di qua ho messo un fossile vuoto. E qua ho messo un com'è che si chiama? Giuramaia, quella roba lì. Però volevo metterci qualche cosa di diverso. E qui ho fatto di nuovo l'anti-ortica, vedete? Ho messo tutti i fiori così non mi può crescere niente senza il mio permesso. Ora andiamo dall'ultima, nella parte a destra dell'isola, che è l'ultima parte che rimane da farvi vedere. Vado piano perché sennò non carica bene le immagini e ci viene il mal di mare. E adesso devo trovare un altro posto dove sedere. Chissà se si siede sui pendii. Tipo, qua si siede. Sì, si siede anche in pendenza. Cioè, io mi siedo qui e nessuno passerà mai più da questa scala. Cioè, se non usa la scala Pioli. Bellissimo. Qui c'è la parte jacuzzi. E qui c'è la casa di Raymond, unica casa separata dalle altre, solo perché gli voglio bene, ma lui è un ingrato. E gli ho fatto la zona studio all'aperto, con il suo portatilino, la lampada, il grammofono da 2 milioni di euro, e poi anche l'area privata con il pianoforte, i divanetti e il tè. Guarda qua, guarda qua. Ma secondo voi se lo merita Raymond tutta questa attenzione? Comincio a pensare che avesse ragione Ivy. No, che avesse ragione Ivy. E questo è tipo l'unico ponte della mia isola che l'ho messo qua. Ok, ah, ma aspettate, c'è un'ultima parte che vi devo mostrare. Questa qui, intanto vorrei metterci un faro al posto di questa qui. A me piacciono un sacco le cascate, solo che mi danno fastidio i fiumi che poi sfociano nelle cascate. Ah, c'è ancora la mia casa da farvi vedere poi. Allora, questa zona mi piace tantissimo. Fa tanto baretto stile francese, con queste sedioline, questi tavolini di metallo e l'uccellino. Anche questo è un regalo di Ivy. In effetti la mia isola per metà è stata regalata da Ivy. Con i coni gelato che mi ha regalato Ivy. E da questa parte c'è una cosa di cui sono super orgogliosa e che pensavo di farci un video. Piscina non c'entra niente. Su cui pensavo di farci un video. Non è questa, che questa idea l'ho rubata invece dall'isola di Sara. Il negozio di fiori e di piante. Ma la zona su cui voglio fare un video su come costruirlo e lo costruiamo assieme è il ristorante di sushi. Il ristorante di sushi giapponese che mi piace veramente un sacco. Veramente un sacco. E questo lo volevo mettere in un video. Ok, credo di avervi mostrato tutto. World of Warcraft. Mi sono spaventata. Ciao Misuzu! Ma guarda questi che fanno ginnastica, ma non ci crede nessuno.
È pigro, Felice è pigro. Cosa si mette a fare i pesi? E la gallina, è la gallina. La gallina da quando è arrivata non gli ho ancora rivolto la parola. Sto sperando che si senta male e se ne vada via. Da questa parte invece c'è il mio giardino privato. Però questa cosa dell'erba gialla mi dà proprio fastidio. Stona con la piscina azzurra. Quindi o nevica presto o qua piastrello veramente tutto. Tolgo tutto. Allora, ragazzi, la mia casa in realtà non è proprio top. Preferisco arredare l'isola delle stanze. E quindi le stanze non sono proprio bellissime. C'è questo, che è il mio salotto. E l'ho fatto tutto sull'azzurro, con tutte le foto degli abitanti. Il pavimento che ho fregato a Diana quando se n'è andata via, che l'ha lasciato nella cassetta della spazzatura. Ah, la posta rimarrà lì. Orca, adesso esco e guardo la posta. Il poster di Celeste, che mi hanno regalato e non ho capito come si fa ad ottenere. E questo è il salotto. Poi c'è, mi tengo per ultima, la stanza di cui sono più fiera, che si vede in molti video perché è quella di cui sono più fiera e quindi spesso la metto, soprattutto nelle isole sogno. Questo è il bagno, molto molto tranquillo, non ho messo niente di particolare, bianco e marrone. Il microfono fa un po' di rumore, mi sa, eh? C'è posta per te, adesso vado a vedere, che bel salottino. Nime mi hanno detto di guardare la posta, ho capito, ti hanno detto, adesso guardo la posta. E ah, ecco, anche questa mi piace. Questa mi hanno aiutato ad arredarla. E la cucina, che vi devo dire, è uno dei miei posti preferiti, ci passo la vita in cucina, non a cucinare ma a mangiare. E quindi ho fatto questa bella cucina, molto rilassante, col tostapane, col tostino pronto, il poster degli abitanti, la televisione, la piantina rosa e il portatilino con la stufa accesa. Questa mi piace molto come stanza. Devo mettere un po' di musica nelle stanze, mi dimentico sempre di mettere le radio. Milli, ecco, io speravo di trovare lei sulle isole, Milli, e invece no. E invece ho trovato quella roba brutta. Allora, la stanza di sopra non c'è praticamente niente. Ho fatto la stanza sottomarina con soltanto qualche pesce nell'acquario, quindi qua dovrei sistemarla. Stavo pensando di farla diventare la stanza a tema, quindi fare ogni stagione, ogni evento, fare una stanza a tema. Però poi che sbatta, devi starci dietro ogni volta che cambia l'evento, devi cambiare la stanza. Anche questa area, anche questa stanza è da sistemare, per ora è molto minimal, solo con i graffiti, tutta gialla e azzurra. E questi sono i regali per quegli ingrati dei miei abitanti, perché mi devono ancora dare la fotografia Marshall, Misuzu me l'ha data, e Jun, Toppetta mi si è spenta la switch tra il quando ho preso la foto e prima che si salvasse, e quindi ho perso la foto di Toppetta. Che tristezza. Quindi adesso sto continuando a riempire di regali, sperando che mi dia la seconda. Io ho fatto la seconda casa per le stanze a tema. Io c'ho tre case. Dovrei iniziare ad arredare anche le altre, porca miseria. Vedo delle stanze assurde in giro. Questa è la mia stanza preferita, infatti è anche l'unica con la musica. È la mia cameretta! Con l'aria dei compiti. Il lettino singolo e la zona qua dove mi posso mettere a scrivere seduta. Io per sicurezza mi metto qui e mi siedo. Sì, che sfiga, Ile, che sfiga. Sta cosa della foto è stata veramente una sfortuna pazzesca, e quindi ho perso la foto di Toppetta. Vedi, gli altri ce li ho qua invece. Isuzu, Cervina, Granella, Felice, anche Raymond me l'ha già data. Allora, cosa dovevo fare? Non mi ricordo più cosa avevo detto che facevo. La posta! Grazie Simona, grazie, meno male. Vedi, sei appena arrivata e già mi hai salvato la vita. La posta!
Sara, Sara e Raimondo. Cagnolino di peluche, grazie. Poi cos'altro mi ha mandato Sara? Un altro cagnolino di peluche, lo vediamo subito. E Raimondo. Raimondo, gli affari andavano a gonfiare quello. L'altra notte ho fatto un sogno meraviglioso. Io e te gestivamo un negozio chic di utensili all'ultimo grido. E gli affari andavano a gonfie vele. Quello che ti mando era il nostro articolo più venduto. Ho un po' paura, Ho un po' paura. Vediamo che cosa sono i regali. Vediamo. Nim, devi personalizzare le cornici delle foto degli abitanti. Vero, vero. Cagnolino di peluche, cagnolino di peluche. E il regalo di Raimondo. Un telefono senza fili. Raimondo, un telefono senza fili, seriamente? Cioè, seriamente? Io ti ho regalato una Switch e tu mi regali un telefono senza fili. Che bello! Ma dove l'hai trovato? Ma è di mamma? Lo manda mamma? Cavolo, è bellissimo! Come il cane di ieri sera. No! Ma che belli! Sono troppo belli! Merita... merita una seduta qua. Sbagliato. Siediti. Pa. Bellissimo. Interagisci. Ma si può interagire col cane. Aspetta. No. Si muove. Fai anche tu. No. Sono i cagnolini meccanici che c'erano una volta. Bellissimi. Fanno anche la pipì. Schiacciati. Fanno anche la pipì. No, sono cagnolini nuovi che arriveranno a dicembre. Ah, bellissimi. No, sta cosa dell'aggiornamento io non vedo l'ora che sia Natale. Voi farete l'albero... Quando è che fate l'albero voi? Aspettate l'8 di dicembre? Oppure lo fate in anticipo, come io sto cercando di convincere il Mingus a farlo in anticipo. Intanto chiudo qua il video di YouTube, grazie per aver guardato, se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale, mettete la campanellina, così non vi potete perdere tutti i miei numerosissimi video.